Ragazzi, guardate qua. Non lo so, mi sta dando via, lo so. Alla salute vostra. Mamma mia. Mi sacrifico per voi. Spettacolare. Andrete al settimo cielo. Sacrifico. Parola. Andate voi, fate sta ricetta, sbrigate. Questa è musica, ragazzi. E niente, buon appetito e chiudo fame. Ciao. Eccoci qua, ragazzi. Salve a tutti. Oggi nella mia cucina andremo a fare un classico. Non è un classico italiano, però diciamo che le origini sono italiane. Poi è un piatto che hanno gli italiani hanno portato tempo fa in Irlanda, e in Irlanda poi se sparso in tutto il Regno Unito, Inghilterra, Scozia e via dicendo. Quindi non so se avete già intuito che cosa sto parlando. Faremo un fish and chips, però un fish and chips è un po' particolare all'italiana, diciamo un po' lo come dire, l'ho personalizzato. Faremo vabbè il classico fish and chips e poi tutte le salse, ma non perdiamo tempo, andiamo subito a presentarvi i protagonisti di questo piatto. Guardate qua, in questo piatto un bel trancio di merluzzo, questo aveva la pelle, già l'ho tolta, l'ho rimossa, poi birra, farina e olio ci serviranno per fare la pastella, una classica pastella all'italiana, poi limone che ci servirà alla fine, poi faremo una maionese, però una maionese alla menta, quindi ci servirà per fare una maionese abbastanza rapida, userò il mini bimer, che ci servirà olio di semi, senape, aceto di vino bianco, e questa sarà per la maionese. Poi per fare l'altra salsa che andrò a fare di accompagnamento al pesce sarà la salsa, è una salsa al pomodoro, un simil gazpacho che faccio io tutto fresco, così simile perché insomma non so tutti gli ingredienti del gazpacho e anche la preparazione sarà diversa, però questa salsa al pomodoro, beh, naturalmente pomodori grappolo useremo, un pezzettino di cipolla rossa, e carota e aglio e basilico, questo bel basilico che abbiamo qua. Poi abbiamo questa patata. Perché abbiamo questa patata? Perché non farò le patate, cioè farò le patate fritte, ma non a stick, le farò a chips, crick e croc. Quindi ci sono un po' di preparazioni da fare. Inizieremo a farci le salse, quindi la maionese alla menta, la salsa al pomodoro e poi la pastella, e infine andremo a impastellare e a friggere il nostro merluzzo nell'olio bello caldo che già ho là in preparazione. Ok, andiamo, iniziamo, dai. Ok, come dicevo, ci andiamo prima a preparare la salsa, quella alla maionese, la salsa alla maionese e alla menta. Allora, utilizziamo un uovo, spacchiamo un uovo all'interno qua del bicchiere del mini bimer. È una cosa molto veloce, fatta comunque sempre in maniera fatta precisa, però veloce, non con la frusta, con insomma che deve montare, c'è paura che si smonti tutto, quindi che impazzisca come la maionese ci insegna. Allora mettiamo uovo, olio di semi, l'aceto, questo sarà circa 2 cucchiaini di aceto, poi che è in abbondante di senape, così, sale, assolutamente sale ci vuole, un pizzico, bisogna metterci la menta, solo le foglie, i rametti no. Partiamo da sotto e poi piano piano andiamo a salire, ok? Guardate un po' che si sta creando la maglia, è velocissima, non di più, 30 secondi, se no vi si impazzisce. Guardate che bella. Quanto ci abbiamo messo? 30 secondi? 30 secondi. Così. Questa è la nostra maionese alla menta. Adesso andiamo a fare la nostra salsa al pomodoro. Allora, adesso facciamo la salsa al pomodoro. Abbiamo fatto la maionese che l'ho riposta nel frigo. Mi raccomando, mettetela in frigo perché in attesa che fa tutte queste cose non deve stare fuori dal frigo. Quindi facciamo questa salsa, io già spezzettato tutti gli ingredienti che sono cipolla, aglio, pomodoro e carota. Li andremo a mettere all'interno qua del bicchierino, del bicchietto. Adesso andiamo a metterci il
goccino non nulla d'olio come al solito, pizzichetto di sale, basilico, una salsa al pomodoro, ovviamente ho aggiunto una carota così insomma per dargli un po' di sapore, di renderla anche un po' più chiaro, diciamo. Andiamo a assaggiare, vedi che bello, buonissimo. Andiamo a dare un'altra frullatina, la salsa è pronta, l'ho già assaggiata, mi sembra che sta al punto giusto, e anche la salsa al pomodoro la andiamo a mettere all'interno di un recipiente piccolino, di una ciotola. Anche questa la andremo a riporre in frigo perché si deve riposare. E adesso, dopo fatte queste due salse di accompagnamento, andiamo a fare la pastella che ci servirà per friggere il nostro merluzzo. Qua c'è la bacchetta magica, guardate. Ok, adesso abbiamo fatto le due salse, andremo a fare la pastella, classica pastella. Ci servirà la farina, la mettiamo in questo recipiente qua, un po' di sale, un pizzico di sale, un po' di olio. Questo lo giriamo nel frattempo e piano piano andremo a metterci la nostra birra a metà, in questo modo. Andiamocela a mettere quasi tutta. Versiamo sempre un poco alla volta, tiriamo forte. Sto usando una birra analcolica, però naturalmente non ho nessun problema a usare la birra quella normale, però quella analcolica è buono per i bambini, è buono magari per qualche musulmano, quindi ci può stare. A chi non piace la birra, quindi è solo un po' il sapore, ma in realtà poi non si sentirà neanche in cottura. Tutto, ok. Mi raccomando, la birra fredda, la farina la potete anche setacciare, io l'ho setacciata prima. Adesso questa è pronta, andiamo a prepararci la patata, la sbucciamo, la tagliamo a fettine, così. Allora, tagliamo il primo pezzettino, poi utilizzate un coltello che taglia e cercate di fare il più sottile possibile. A questo punto, quando è così, tagliate questo pezzo così avete l'appoggio più saldo. Lo mettete a bagno un giorno, una sera prima, in acqua, in frigo, perché in maniera tale vi si leva tutto l'amido, si arriccia e così cuoce meglio. Adesso non abbiamo avuto tempo, le friggeremo così, neanche senza mettere a bagno adesso, perché sapete che c'è il rischio che vi si ossidano, diventano nere, invece tanto le andiamo a friggere subito praticamente. Allora, ecco come si presentano le nostre patate una volta tagliate. Questo spessore va benissimo, poi col coltello è normale che non vi verrà precisissimo. Usate quindi l'indolina, la sonate e poi ci tagliate le patate. Ok, patate pronte, tutto pronto siamo, pastella pronta. Adesso andiamo a friggerci, a impastellare e a friggere il nostro bel merluzzo. Ok ragazzi, qua abbiamo il nostro merluzzo che abbiamo tagliato a metà, quindi abbiamo ottenuto 4 filettini così. Per vedere se l'olio è caldo, se è giusta la temperatura, mettete il dito col guanto, no, o col termometro oppure un po' di farina. Io adesso ho messo il termometro, visto che è pronto, andiamo a prendere i nostri filetti di merluzzo, in questo modo. Andiamo un po', ecco, in questo modo qua. Quando lo prendete, una bella così, lo immergete tutto, poi lo asciugate qua sul bordo della ciotola. Non vi preoccupate che sporcate, poi tanto c'è qualcuno che le pulisce, col cavolo. Ecco, in questo modo. Usate un guanto perché poi dopo non vi sporcate le mani, se avete bisogno di prendere le cose ve li sfilerete normalmente. Guardate che bella pastella, questo è l'ultimo. Andiamo a separare un pochettino. Ok, ho rigirato i nostri filetti di merluzzo. Quando sono dorati da ambo i lati, sono pronti, li andremo a mettere sulla nostra carta assorbente. Ormai ci siamo. Poi per vedere, si può vedere sempre col termometro, diciamo inserisci il termometro, dovrebbero
sarà intorno a 70-75 gradi all'interno. Anche questo è pronto, andiamo a scolare. Una cosa molto importante che vale per tutte le fritture è che bisogna salarle subito al momento. Andiamo a pulire questo dai residui della pastella del pesce e ci andiamo a friggere le nostre patate. Buttare queste le patate, l'olio bello caldo, 175, anche 180, perché almeno così le patate subiscono una bella reazione termica. Ci siamo, guardate che belle, sembrano le cricche crocche. Poi una cosa molto importante, come dicevo prima, per il pesce, andiamo subito, un po' troppo, ok, subito a salare. Che ci rimane ora? Solo da impiattare e andare a provare, naturalmente, non ce lo dimentichiamo. Ok, andiamo. Allora, abbiamo tutto pronto, tutto il nostro, i nostri ingredienti pronti per creare il piatto del fish and chips all'italiana. Ok, inizierei subito a posizionare le salse. Io farei così, facciamo una bella maionese così, la facciamo muovere in questo modo. Mettiamo una ciotolina piccolina, la nostra salsa al pomodoro, la mettiamo così. Ok, a questo punto abbiamo messo le salse, ci andremo a mettere i nostri pezzi di merluzzo vicino alla salsa. Mettiamo, appoggiamo questo limone qua all'interno, così. Poi qua ci mettiamo le nostre patate, naturalmente. Eccole qua, guarda che belle. Mettiamo le nostre patatine. E per finire io ci aggiungerei due o tre foglioline di menta. Questo è il nostro piatto, è stupendo, colorato, si può mangiare in qualsiasi momento della stagione. Io adesso vado a provare il pezzettino che mi sono lasciato da parte per voi. Lo vado a provare senza salsa perché voglio sentire proprio il gusto della croccantezza, il gusto, insomma, il sapore del merluzzo. Guardate qua, è burro, questo merluzzo è burro, buonissimo. Buon appetito, rifatelo e vi saluto, alla prossima e buon appetito.